Ciao a tutti ragazzi, sono FNTSMN e siamo qua con il nostro appuntamento ormai mensile. Ho ricevuto la seconda scatola della Nerblock, questa è la scatola di maggio, quindi non perdiamo troppo in chiacchiere, andiamo ad aprirla. Per chi non la conoscesse vi lascerò qua il link da qualche parte con il video precedente che spiega nel dettaglio come, che cos'è e come l'ho avuta. Quindi passiamo ad aprire la scatola. Ok, non so per quale motivo sulla scatola ho trovato la scritta special, non so, magari troverò qualcosa di speciale all'interno. Quindi andiamo ad aprire questo scotch, tra l'altro personalizzato della Nerblock. Ok, andiamo a toglierlo col taglierino. Non ce ne dovrebbe essere altro, spero. Ok. Ed ecco qua, allora, abbiamo una cartolina, sembra, poi andrò magari a vederla più nel preciso nel dettaglio. Qua abbiamo subito una maglietta. Ok, una maglietta Fit is Coming. Come possiamo vedere è una maglietta di Boba Fett che fa parte del film, diciamo, di Star Wars, quindi diciamo del gruppo di Star Wars, di questo colore verde militare molto carino e sinceramente mi piace molto. Andiamo a vedere all'interno cosa troviamo. Subito vedo Mario, che mi interessa alquanto, diciamo che sono un fanatico di Mario. Ah, che figata, questo pupazzetto di Dark Fener. Questo qua, che se non erro dovrebbe essere da attaccare sulla macchina e si può attaccare sopra ai dispositivi e non scivolano. Qua abbiamo un mega enorme Star Wars paper playset. Ah, che figata, sono tipo tutti gli omini da montare in carta. Questo poi lo andiamo a vedere nel dettaglio, deve essere molto figo e particolare. E Amazing o Spider-Man è il numero uno della Marvel. Ah, che figata il fumetto, tanta roba. All'interno non c'è nient'altro, come al solito qua sopra troviamo l'hashtag per, diciamo, pubblicare su Twitter o in giro il loro hashtag. La scatola è sempre molto bella. E andiamo ad aprire e a vedere nel dettaglio ogni prodotto che c'era all'interno. Allora, come si vede sulla confezione, questi dovrebbero essere dei portachiavi e dovrebbero essere sei differenti, che sono questi che vediamo all'esterno di questa busta. Andiamo ad aprirlo e vediamo chi ci siamo beccati. Allora. Oplai. Ah, ci hanno beccato il cassolino con la ghianda, e come vedete questo è il coso per poterlo mettere sulle chiavi. E qua all'interno ci sono tutte le possibili oggetti che possiamo trovare e nient'altro. Qua, vabbè, l'avete già visto prima, è il Dark Fener, pupazzetto molto lucido e carino. Non so se questo si può rimuovere, no, si può tirare. Ma no, eviterei, probabilmente si spacca. Carino, diciamo, stupendo, si può tenere su una mensola o comunque sulla scrivania. Poi abbiamo il fumetto, che come ho già detto prima, di Spider-Man, e tirandolo fuori, era già aperto, per gli amanti di quelli che tengono tutto imbustato, non preoccupatevi, era già aperto e come si può vedere dovrebbe essere il numero uno. Io sinceramente non mi intendo molto di questo, dei fumetti di Spider-Man, però come potete vedere, io sinceramente non lo so, se voi lo sapete ditemelo nei commenti se realmente il primo fumetto è magari una tipo una riedizione o qualcosa di simile. Comunque con dentro disegni veramente spettacolari e bellissimi riguardanti Spider-Man. Andiamo ad aprire questa scatola di Star Wars così per vedere cosa contiene realmente. Allora, magari senza distruggere la scatola. Ah, ok, ha lo scotch. Fail. Così qua. Cosa troviamo all'interno? Ok, la scatola è vuota. E all'interno c'è questo po' di roba da montare e per creare, penso, la struttura. E all'interno abbiamo anche i vari personaggi. Ah, che c***o, mi è arrivato leggermente rotto questo.
Peccato, mannaggia, si deve essere rotto quanto l'imballaggio, vabbè. Io lo segnalerò, come vedete ci sono tutti i vari personaggi da aprire, da togliere dal foglio, da staccarli, come vedete sono già intagliati, semplicemente da toglierli, fare pressione e costruirli, e degli stickers, e qua naturalmente le istruzioni di montaggio. Questo lo costruirò e ve lo farò vedere alla fine del video. Come ultima cosa abbiamo questo qua, che è uno sticker, come vi ho già detto in precedenza, lo potete mettere sulla macchina. Questo, come vedete, è flessibile. Adesso non lo apro perché non lo utilizzo e non vorrei, anzi no dai, lo apro, va, lo apro così ve lo faccio vedere bene nel dettaglio, anche se comunque è trasparente, si vede. Esatto, c'è una plastica qua sopra, va rimossa, e qui è appiccicoso, quindi voi potete appiccicarlo alla macchina e poter appiccicare sopra un dispositivo, come esempio l'iPhone, lo appiccicate sopra e rimarrà attaccato, e quindi non avete bisogno magari di un braccetto attaccare al vetro per tenere l'iPhone se dovete usare il navigatore in macchina. Spero che questo video vi sia piaciuto. Intanto mentre vi parlo vi passerà l'immagine di tutto il coso di Star Wars montato, e continuate a seguirmi e spero che questa serie vi stia piacendo. Fatemi sapere nei commenti, io comunque penso di continuarla a prendere. E ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti ragazzi! Spero il video vi sia piaciuto, lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al canale. Potete seguirmi anche su Facebook, Instagram, Twitter e Google+. Adoro interagire con voi!